Guardi, io penso che non bisogna mai generalizzare. Il mio racconto è stato un racconto che aveva un obiettivo, quello di mettere sul tavolo le cose che non hanno funzionato, per fare in modo, che le stesse cose potessero funzionare meglio. Il mio non è stato mai un discorso contro, ma è stato un discorso per migliorare. L'attuale fase che viviamo impone delle scelte coraggiose, impone delle scelte coraggiose anche sul terreno della lotta alla mafia e della lotta al terrorismo. È indubbio che anche da questo punto di vista io penso che ci siano dei modelli che debbano essere imitati, mi riferisco a quelli di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, ma allo stesso tempo pensare che ogni magistrato sia in grado di replicarli è un'utopia, perché comunque quelli sono dei fenomeni che sono appartenuti a una determinata epoca storica, che hanno riguardato uomini di uno spessore sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista etico, che purtroppo non si è riproposto. Oggi però, lo ripeto, vedo una luce di speranza in quello che è accaduto.